Hey Cooge, ben ritornati dal vostro Andrinkro Antonio in questo nuovo ed ultimo appuntamento con Pokémon Let's Go Eevee Super Cut. Oggi sfida ai Super 4 e al campione. Vedremo se riuscirò a trionfare o se verrò malamente sconfitto dalla schiacciante potenza dei Super 4. Ci accoglie la signorina Lorelai, che sembra più una segretaria che una Super 4. Guarda lì. Calze, tacchi a punta, minigonna e corsetto, com'è che si chiamano quei vestiti? Un tailleur più che un corsetto, un tailleur. Però insomma, tant'è che sembra più una segretaria molto ammiccante piuttosto che una dei Super 4. Ad ogni modo ci manda contro un Dewgong che non so più parlare. Io ho un Machoke palestratissimo, vorrei avere un Machamp, ma non ho amici e non ho un altro Nintendo Switch per scambiare. Notare che ho detto un'altra e non un altro. Le console Nintendo sono maschili, quindi. Dunque, e lei partirà sicuramente con gelo raggio, dato che ha un Dewgong. O surf o qualcosa del genere. Andrei con sottomissione, ma breccia mi è più gnammi, non lo so, non so come. Tentenno! Oh mio Dio, non vedo la vita. Perché c'ho queste cose qua sopra? Però lo berreggo, insomma, potevo evitare di tentennare, sarebbe cominciata meglio la lega. Che dici? Se io andassi di iperpozza, mi conviene. Così mi fa un'altra cascata. Io posso attaccare con un'altra breccia, evitando di tentennare inutilmente, potendo, gioco permettendo, e quindi mandare KO Dewgong. Ce la possiamo fare tranquillamente, sprecando qualche iperpozza o finché cascata non si finisce i pipì. Brutto colpo. Certo, potrei reggerla un'altra cascata, quindi dovrei reggerne un'altra. Dovrei rimanere con due punti salute. Grande! Oh, ma ciò che se fosse stato Machamp sarebbe andata molto meglio, però sarà Jinx. Oh, per Jinx ho ovviamente Ninetales, che è un buon counter, perché Ninetales è stato quasi un mio capriccio voler avere a tutti i costi un Pokémon diverso da Charizard ed Arcanine in squadra, ed ecco che ne pago le conseguenze. Ninetales non ha una buona difesa speciale, non ha una buona difesa. In compenso ha un attacco speciale che fa schifo. E Demon Bacio di Jinx ovviamente connette. Ora, se il mio pensiero è esatto, non va con Mangiasogni, perché non sarebbe una mossa normale da un Super 4, ma da computer sì. Quindi non ho sveglie. Oh, vado con di Yantafrollino. Ma ce l'ho sveglio. Non devo usare né Plumbio Salatini né Yantafrollino. Perché vado di sveglia? Perché mi fa psichico. Perché è normale intuire come agisce una intelligenza artificiale. Cloyster! Cloyster è un Pokémon interessante. Oh mio Dio, Cloyster era più veloce, ha fatto idropompa e l'ho evitato. Allora aspetta. Se lui osa di idropompa, io oso di iperpozione. Beh, vabbè, anche brutto colpo non faceva niente. Mando Victreebel. Aspara lance, ma non mi interessa, voglio combatterlo con Victreebel. Voglio vedere se quello che ho detto è giusto, se con foglie. Ah, foglie lama è fisica. E ve le impuntura anche. Però è acqua ghiaccio. Farebbe un danno normale, ve le impuntura anche, è da stab. Vinco io la speed. Ok, niente. Gelo raggio però. Sì, gelo raggio non mi preoccupa. Madonna. Vabbè, però pure voi. Potrei togliergli quel tanto che serve. Grande. Dovevo osare con Ninetales. Tanto aveva solo gelo raggio, cioè aveva sparalance. Insomma, nulla di che. Lapras. Lapras è un Pokémon che mi dà molto fastidio. Con Dugtrio sono più veloce. Potrei andare di stab, terremoto, e quindi togliergli un po' di punti. Oppure fare danno, poi mandare
un Pokémon come sacrificio e quindi revitalizzare qualcun altro, perché me lo manda giù con un Surf. E infatti faccio pochissimi danni. Idropompa, ma sei cattivissimo. Cioè proprio me lo vuoi distruggere proprio sto povero Pokémon, che mi resiste a tutto quello che mi lancia Lapras. Attenzione, tutti e due manchiamo l'attacco. Vai, fuoco fauto connette, fuoco fauto connette. Così almeno gli riduciamo la vita ogni turno. So che fuoco fauto riduce l'attacco normale, ma se possiamo togliergli un po' di vita ogni turno è perfetto. No, io qua perdo la lega. Non ce la faccio a farla. Ho solo perché ho solo 5 revitalizzanti? Li avevo comprati. Non so. Il nervoso mi fa ridere. È alquanto imbarazzante la cosa. Ce la possiamo fare? Ce la possiamo fare però. Intanto Mega Evolvo per avere un po' più di difesa e difesa speciale, in modo da poter prendere un altro paio di Drago Pulsar. Non fa ricarica totale? E Lapras va KO. Ottimo. Slowbro. Oddio, può essere cavolo Slowbro con Fulmine? Possibile? Attenzione, Slowbro mi ha tentennato e quindi posso continuare ad attaccare. Tentenna ancora, però se allora la fa ricarica totale. E niente, non la fa. E vinciamo la prima sfida alla Lega Pokémon. Guarda quanto sta incazzato questo. Tanto comunque sia Bruno manda sempre Onix, quindi... Bruno si allena con i pesi e allena anche i suoi Pokémon di tipo lotta con i pesi. Però alzati perché dobbiamo combattere, non è tempo di mettersi seduti. Esce wah. Quando esce Onix va wah. Idrovampata, che è super potente come tecnica, lo manda KO in un colpo. Non penso che ce ne vogliano due. Insomma, gli faccio un 4 per terra roccia. Se riesco a dire bene la frase. Terra roccia. Ok, e uno è andato, quindi ora manderà Hitmonchan. Hitmonchan? Mando Pidgeot, ma sicuramente Hitmonchan resiste a Pidgeot. A qualsiasi cosa Pidgeot possa lanciargli. Pidgeot è felice. Gelopugno! Ah beh, no, pentico, mo mi congela. Se riuscissimo a farlo tentennare almeno una volta, sarebbe già un good game assurdo. Non tentenna, tuono pugno. Non dovrebbe! Non dovrebbe e non lo fa! Pidge è in difficoltà, ma non importa perché tanto Pidge questa l'abbiamo vinta. Attacco d'ala. Grande. E il secondo Pokémon di Bruno è KO. Il calcio volante di Hitmonlee. Tentare di missare con Etere Lama. Non misso. Però dimmi che tentenna. Non tentenna. Frana. Certo, è anche vero che non posso permettermi di perdere Pokémon, dato che non ho revitalizzanti, e quindi arriverei a Lens, neanche al campione a Lens, senza Pokémon. E avrei dovuto insegnare al mio Blastoise Geloraggio, in modo da avere un counter buono per i suoi tipo, per i suoi Pokémon Drago, più che altro per Dragonite. A Poliwrath, mandiamogli Victreebel. Potrei essere più veloce di Poliwrath. Poliwrath non è un Pokémon particolarmente veloce, è un Pokémon con tanti PS, tanto attacco e tanta difesa. Quasi shottato! Troppo forte. No, non fa nulla. Sono veleno. E cade l'attacco e la difesa. Ma perché l'hai fatto? No, veleno puntura. Cerco di finirti nella maniera meno... Ah, ma oddio, mi sembrava che era rimasto a vita rossa, dico, oh. Colpisco per primo con idrovampata, se lo brucio... non lo posso mandare a KO, infatti. Troppo forte. Però diminuisce la difesa e l'attacco. Quindi, ora che ha l'attacco un po' calato, se mi fa un altro attacco troppo forte, se la prende nel Capranzi, perché a quel punto sarebbe davvero inerme. Grande. Cos'è attacco e difesa? Cos'era? Un altro troppo forte. Vai ragazzi. Questa scottatura è stato un Axe
proprio servitissima in questa partita. Eccoci contro Agatha le Super 4. Lei in realtà era innamorata di Hawk, però è diventata cattiva contro Hawk perché Hawk aveva il Pokédex e quindi si era scritto tutta quanta la guida sui Pokémon. E siccome lei non aveva una guida perché era in edizione ultra limitata, una sola copia in tutto il mondo, lei si è arrabbiata con Hawk e ha detto è un brutto vecchiaccio. Grazie al cavolo che è un brutto vecchiaccio, ha 50 anni suonati, tu a vederti ne avresti 60 o anche di più. Comunque sia, Agatha esperta del tipo spettro un paio di palle, scusate il francesismo, lei è un'esperta del tipo veleno, cambiatele l'appellativo. Scusate, ma quando ci vuole ci vuole. La prima volta che l'ho combattuto in Let's Go Pikachu, ma aspetta, a me questo mi pare tutto quanto tipo veleno. Allora sì, scotta, sguardo feroce, quanto odio questa tecnica. Ora però sono ancora paralizzato, quindi era meglio forse levare la paralisi, sì. Il problema di Weezing è che o scoppia o mi avvelena. Una delle due. Fulmine, peggio. Ma a parte che un fulmine di un Weezing non è particolarmente potente. L'unico problema è che se perdo tempo a iperpozionare il mio Blastoise fa un altro fulmine che mi fa andare a metà vita. Lei avrebbe un Gengar che è sicuramente più veloce di Blastoise e quindi farebbe fulmine e avrebbe un grosso potenziale offensivo contro di me. Fango bomba? Non ha fulmine? Ma fa male comunque. Fa comunque male. Potrei andare di stab, ma evito l'attacco. Attenzione con morso. Quasi shottato. Se anche lui mi attacca non fa nulla, posso sempre fuoco fatuo. E mer, mare in francese. No, mamma in francese, mer. Madre. A questo punto, morso è forte quanto idrovampata perché sono scottato. Quindi anche è super efficace, non serve a nulla. Fango bomba non mi è piaciuto per niente. Però io ho la strategia dalla mia. Una strategia importante. Gengar è molto stupido. O meglio, il computer è stupido. Io faccio ricarica totale, mi curo la scottatura, mi ricarico tutti i punti, così lui fa fango bomba e male che va mi avvelena. Nel male dell'avvelenamento lui potrebbe non fare fuoco fatuo. Però con morso lo finisco. Fango bomba non fa fuoco fatuo. Non mi avvelena e siamo tutti quanti più contenti. Questo Blastoise, se solo avesse iper gelo raggio, sarebbe tutta quanta sua la Lega, se la farebbe tutta quanta da solo. Ma mi sono dimenticato di comprare gelo raggio. Come MT. Mi sono davvero dimenticato di comprarlo. Porca la miseria. A parte che dovrebbe avere un solo Dragonite. E neanche Dragonair, non mi ricordo. Ma mi sorprese i Pokémon che aveva. Quindi ha qualcosa di strano, Lens. Però gelo pugno. E ho Bora! Vi levo azione. Non ricordo con chi inizia, perché mi sorprese molto Lens qui alla Lega. Quindi, capelli rossi, parliamo con te e iniziamo questa sfida. E così tu sei Link. Ho sentito parlare di te. Io sono il capo di Super 4, Lens, l'allenatore drago. Come ben saprai, i Pokémon di tipo drago sono creature sacre, quasi leggendarie. Sono difficili da catturare, ma se allenati al meglio, possono sconfiggere qualunque avversario. E sono anche incredibilmente resistenti. Le mosse deboli non riescono a scalfire i loro corpi robusti. Già, ma veniamo al dunque. Che ne dici di cominciare questa lotta? O per caso hai intenzione di alzare i tacchi e tornartene a casa con la coda fra le gambe? Cominciamo, Link! Wow. Param. Lens, mi fai un po' paura, devo essere sincero. Sidra! Acci picchia! Che gli facciamo a Sidra? Morso? No, evito l'attacco. Vigor colpo connette invece. E quanto male ti fa! Quanto male ti fa Sidra! Che poi è femmina. Perché, Lens? Ti piace Quindra e non Kindra? Aerodactyl è uno dei Pokémon che mi è sempre piaciuto. Nella prima gen. In Diamante l'ho imparato ad apprezzare perché nel meta iniziale di Pokémon Diamante e Perla era un must
averci una squadra super veloce, piazzavi le rocce e poi o crepava oppure facevi un dannetto. A Gyarados, anche Lance, Pokémon di tipo drago, non è vero, Gyarados non è un drago, Sidra non è un drago, Aerodactyl non è un drago, non posso outspeedarlo. Oddio, non è proprio veloce Gyarados. Più che altro poi Gyarados nel meta, mi ricordo, era PS, perché appunto la velocità non era granché. Invece è veloce, ma a coda acciaio, non ha gelodenti? Non ha gelodenti, signori! Porca miseria! Ah, brutto colpo. Veleno in puntura per finirlo sicuro. Dragonair o Dragonite? Dragonite. Oh, va di iperraggio o di oltraggio? Oltraggio, se non mi manda KO lo paralizzo. E invece manda KO. Perfetto. È perfetto. È perfetto. Io vi dico, ho battuto Lance di Pokémon Rosso Fuoco con solo Charizard con fuoco bomba. Ho usato di continuo ricarica totale, etere, elisir, però l'ho battuto. Quindi è fattibile. No! Lance, non lo fare. Lance, no, oh, meno male. Pensavo che facesse tipo ricarica totale. Chi è più veloce? Ah no, muore. Assolutamente. Non può resistere. Ragazzi, alla grande, alla grande. Non me l'aspettavo di sto vincendo, non me l'aspettavo proprio. Io pensavo che arrivato a Lance mi stroncava. Ma certo che gli faccio dimenticare una mossa al posto di troppo forte. Colpo karate che è fortina, però no, non troppo forte almeno. Dovrei essere in grado di prendere qualsiasi cosa Charizard mandi contro Mega Blastoise. Quindi, idrovampata, non dico che lo manda KO, ma essendo Mega e quindi poi idrovampata, gli faccio un bel danno. Mi fa Drago Pulsar, neanche un attacco da stab. Tu dimmi, Lance, se questo è un tipo drago, è draghiforme. Ma non significa che è un tipo drago. L'ultimo Pokémon che è rimasto a Lance è un Dragonite ferito. Il suo ultimo Pokémon è un Dragonite che è scottato. Anche è più veloce, non mi interessa. Gelo Pugno penserà a finirlo, sono più veloce io. Ho sconfitto Lance con un team non adatto a combattere un allenatore drago. Se fosse stato il Lance di Rosso e Blu, o meglio, sì, anche di Rosso Fuoco e Verde Foglia, comunque sia, sono praticamente uguali, mi avrebbe aperto malissimo. Sembra contento. Link, non sai quanto sono contento di vederti. Sono riuscito a battere Super 4 e sono finalmente diventato campione. Immagino che il professore ti abbia già detto tutto. D'ora in poi il campione sarà parte integrante della Lega Pokémon, il che significa che dovrà lottare contro un sacco di allenatori. Sono contento che il mio primo avversario sia tu, Link. Tra tutti gli allenatori e le allenatrici del mondo, sei tu l'unico che voglio battere davvero, più di chiunque altro. Sarà questa lotta a stabilire chi merita il titolo di campione. Sei pronto, Link? Cominciamo! I'll be Tracer. I'm already Tracer. What about Widowmaker? I'm already Widowmaker. I'll be Bastion. Nerf Bastion. You're right, so Winston. I wanna be Winston. I guess I'll be Genji. I'm already Genji. Then I'll be McCree. I already chose McCree. I have an idea. What's your idea? You should be. I'm not gonna be Mercy. You should be Mercy. I'm not gonna need any kind of support. We ended up losing. Ok, basta, basta, no, allora. Ascoltiamoci questa host e per favore, Living Tombstone, chiunque tu sia, non mi straicare il video, ti prego. Era solo per fare la scenetta. Attenzione, lui ha Mega Pidgeot! Fantastico! Quanto è bello Mega Pidgeot! Vorrei un piccione del genere davanti casa.
Non perché devi fare la guardia o qualcosa, però non si sa mai. Lo chiedi, devi andare a fare la spesa, vai in groppa a lui. Etre Lama, ti prego. Dimmi che non lo fa. No! Non iniziamo così, che iniziamo malissimo la Lega. Grande. Ok, e ora che la Mega di Tracer se n'è andata, siamo un pochino più tranquilli. A Vileplume! Non ce la farò con Ninetales, con un fuoco bomba o con un solo lanciafiamme a mandare Vileplume KO. Quindi vado con due lanciafiamme. Perché fuoco bomba missa sicuro. Missa sicuramente. Quindi preferisco andare con lanciafiamme, fargliene tre anche se serve. Almeno però lo colpisco sicuro. Ne serviranno tre infatti. Fango bomba, aia. Beh, a lui ne serviranno anche tre. Sì. Però io sono più veloce. Se non mi avvelena... Oh, ce l'ho fatta con solo due! Bravo così allora. Potrei anche seriamente andare KO. Vai, connette! Ah, però... Psichico. Oh, mamma mia, grande. Oh, non ne ha mancato uno di vigor colpo, cavolo, ma tutti quanti i miei Pokémon mi sono super affezionati, non me l'aspettavo. Che bello. Rapidash, fuoco carica, potrebbe mandarmi KO Blastoise. Ipoteticamente da un Rapidash con un grande potenziale offensivo, sì. Poco carica, infatti, l'ho detto. Ma non fa nulla. Male che va, mi potrebbe scottarmi, ma non fa nulla. Io trovo Ampate e ciao. Fuoco carica, sì, fuoco carica. Abbiamo appurato che fuoco carica non fa nulla. Eccolo qua. Io trovo Ampata. Bye bye Rapidash. Ora chi ha come Pokémon? Raichu? Raichu e? Mi manca un Pokémon suo. 164 in velocità d'Agatrio. Dovrei outspeedare Raichu in teoria. Perché Raichu non è che sia poi chissà quanto veloce. La famiglia di Pikachu non è molto veloce. Quindi, perfetto. Wow, shottato. Non potevo chiedere di meglio. Manca l'ultimo, che è Marowak. Oh, io non me la vorrei tirare, ma potrei vincere il campione della Lega con nessun Pokémon esausto. Sarebbe magnifico. Idrovampata. Ho vinto contro il campione della Lega Pokémon essendo impreparatissimo alla sfida. Mi arrendo, devo ammetterlo Link, sei l'allenatore più forte al mondo. Devo esserlo davvero. Perché da Lega non è facile, è più difficile questa di Rosso Poké e Verde Foglia. Tranne forse per Lance. Se Lance avesse avuto due Dragonite invece che uno solo sarebbe stata molto più difficile. Ah, sono durato poco come campione. Link, d'ora in poi sarai tu il nuovo campione. E io avrò un nuovo obiettivo, riconquistare il titolo. Link. Porca miseria, quanto è bella questa host. Ho il CD, l'ho comprato, l'ho fatto vedere anche su Instagram. Devo ancora metterlo nel computer. E ora che lo metta io estrapoli tutte quante le canzoni e metta a palla queste host così. Finalmente ce l'hai fatta, sei il nuovo campione della Lega Pokémon. Congratulazioni. Come sei cresciuto da quando sei partito assieme a Eevee per completare Pokédex. E ora, Link, sei diventato un allenatore di prim'ordine. E congratulazioni anche a te, Tracer. Ti sei impegnato fino alla fine senza darti mai per vinto. Ben fatto. Però ti preoccupi un po' troppo per i tuoi Pokémon e per Link. E forse è stato proprio questo a costarti la vittoria. Ad ogni modo, vi siete fatti entrambi onore. Grazie, professore.
Link, questa vittoria non è stata soltanto merito tuo, ma anche della tua squadra. Lo sai, vero? Soprattutto della mia squadra. In questo gioco è veramente la squadra che fa la differenza. Il legame che ti unisce ai tuoi Pokémon è meraviglioso. Bene, Link, vieni con me. Tracer, dovresti essere incavolato per la sconfitta. Invece no, lui è contento. Congratulazioni, Link. Questa è la sala d'onore. Qui di generazione in generazione vengono consacrati gli allenatori e i Pokémon che si sono distinti per il loro valore. Avere il proprio nome immortalato in questo luogo è un grandissimo onore per un allenatore. Link, hai lottato strenuamente per diventare campione della Lega Pokémon. Congratulazioni. Il tuo nome e quello dei tuoi Pokémon verranno acclamati per l'eternità. Complimenti per l'ingresso nella sala d'onore. Oh, ragazzi, sono molto più contento di questa vittoria della Lega che non di quella di Let's Go Pikachu, dove lì mi ero davvero allenato tantissimo per batterla. E se vedete, c'è anche il video, se lo vedete comunque sia ve ne accorgerete che qui sono proprio livelli bassi, Pokémon improbabili per arrivare alla Lega. Eppure, tutti quanti hanno fatto la loro parte, tutti. Nessuno escluso ha fatto la propria parte per permettermi di vincere la Lega Pokémon. Davvero, sono davvero contento di questa vittoria, che è stata un po' tirata per i capelli, ma ehi, ce l'ho fatta. Ad ogni modo, Cuccio, questo conclude la Supercut di Pokémon Let's Go Eevee. È stata una serie un po' che ho portato in questa maniera perché ho visto che comunque sia i miei contenuti sul canale, ci ho fatto anche un video apposito. Quelli che vanno per la maggiore sono solo due. Però comunque sia, non preoccupatevi. Oltre a portare quei due tipi di contenuti, ne porterò anche altri, magari registrati tutti insieme, e poi ne rilascerò giorno per giorno, insieme sempre appunto a Yo-Kai Watch o Inazuma Eleven, che sono appunto le serie principali. Rilascerò praticamente due video al giorno e di altre serie, anche comunque sia non solo Yo-Kai Watch. Voglio che il 2019 sia l'anno in cui porto più cose possibili, che però voglio davvero portare sul canale. Ad ogni modo, detto questo, io vi ringrazio per aver seguito anche questa serie. Vi ricordo ovviamente in descrizione i link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!